Adesso mettiamo il melario, che come vi ho spiegato è questa, chiamiamola cassetta qui, piena di telaini senza il miele, dove le api andranno a mettere all'interno il loro miele. Ed è fatto di cera che hanno costruito loro precedentemente. Adesso, prima di mettere il melario, dobbiamo mettere questo attrezzo qui, che si chiama escludi regina. Come dice il nome, è un attrezzo che serve a impedire alla regina che sta nel nido di salire sul melario. Perché se la regina salisse sul melario, andrebbe poi a depositare la covata anche qui. E questo non va bene, perché qui deve starci solo il miele. Apriamo. Posizioniamo le scudi regina. Mettiamo il melario. Le api adesso saliranno sopra e andranno a depositare il miele qui. Questo è il miele che può prendere l'apicoltura, quindi quello che noi consumiamo. Adesso vediamo che cosa succede quando le api mettono il miele nel melario. Questa famiglia ha già riempito un melario che sta qui sotto, e questo è il secondo. Se andiamo a prendere un savo, vediamo che le api stanno producendo miele. Qui dentro c'è tutto miele fresco. Quando le api hanno riempito tutte le cellette con il miele, iniziano a chiudere le cellette con la cera, in questo modo. Quando la cera avrà coperto l'intero telaino, vuol dire che il melario è pronto per essere tolto, e quindi per l'estrazione del miele. Perché chiudendo con la cera è come se chiudono il tappo del barattolo. Quindi vuol dire che il miele è maturo, è pronto e ha l'umidità giusta. Ciao bimbi! Bimbi, c'è una sorpresa, abbiamo trovato la regina. Eccola qui. Vedete com'è lunga? Ed è segnata di verde, perché ogni anno la regina, per convenzione, viene, diciamo, dipinta con un colore diverso, e ci sono quattro colori. Quest'anno è l'anno del verde. Ciao ciao! L'ape regina è la madre di tutti, ha il compito di deporre le uova e viene nutrita dalle api operaie, e vive molto più a lungo delle api operaie, fino a 3 anni. Mentre invece ogni ape vive circa un mese, poi dipende dalla stagione e dal periodo. Quest'ape trasporta il polline in delle sacche che si trovano sulle zampine posteriori. Vedete? E poi lo deposita all'interno delle cellette per nutrire la covata fresca. Questo è tutto polline. Bimbi, volevo farvi assistere alla nascita dell'ape, che è una cosa meravigliosa. Io adesso sto facendo la ripresa, è un po' difficile perché con la mano sto reggendo il telaino, però
Se vedete qui, sta nascendo un'ape. Con la testa sta cercando di uscire. In questo punto, dove c'è il mio dito, la vedete? Eccola qui. Adesso deve bucare il tappo che hanno messo le api e piano piano uscirà fuori. Eccola qui. Ciao bimbi, spero che vi siete divertiti, avete scoperto un nuovo mondo e vi sia piaciuto. Un bacio a tutti, ciao!